pomeriggio e benvenuti all'Anello Crocetti di Casette Verdini, teatro oggi di Casette Verdini San Giorgese Monti Rubianese, partita valida per la quinta giornata del campionato di promozione Girone B. Partita sicuramente più sentita per gli ospiti che dopo un calciomercato estivo importante si ritrovano ultimi in classifica momentaneamente alla ricerca ancora della prima vittoria stagionale. Tutt'altra situazione invece si vive e si respira dentro Casette Verdini con la formazione che al momento è seconda in classifica con 7 punti accumulati in 4 partite, una sola sconfitta, una vittoria e 2 pareggi sicuramente importanti che stanno permettendo finora alla formazione di mister Pavone di viaggiare alti in classifica e sperare in una qualificazione in eccellenza. Inizia ora il match con il primo pallone toccato dalla formazione di casa, subito Tidiane che allarga per Palmucci. Con uno schema molto preciso a disturbare la porta difesa da Giorgi con il cross che diventa un tiro in porta, bravo Giorgi a tenere il pallone fuori e poi viene fischiato il calcio di rigore sul fallo di Romanski che stende a terra il numero 3. E arriva ora il fischio con la rincorsa molto lunga qui di Trombetta. Parte il numero 6 e il gol della San Giorgese che sblocca il risultato al 24esimo minuto di gioco con la formazione di mister Mengoni che si porta in vantaggio con il gol dagli 11 metri trasformato da Trombetta. Aveva intuito l'angolo Giorgi, non è potuto però arrivare sul pallone. Bordi, Tidiane e finisce qui il primo tempo, risultato di 1-0 in favore della San Giorgese con il gol che fin qui sta decidendo il match, arrivato al 24esimo minuto su calcio di rigore, gol di Trombetta. Inizia il secondo tempo, ricordiamo le squadre che sono andate negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per la San Giorgese. Raschioni, numero 5 in area di rigore, va ancora Raschioni, cross basso in area di rigore, preso da Cali, grandissima parata, parata mostruosa qui di Giorgi che mette una mano praticamente all'incrocio dei pali e il pallone si perde sul fondo. Va avanti Tidiane che crossa al centro per un livello che vuole arrivare, salta tutti il pallone e poi il colpo di mano e calcio di rigore, stesso dischetto di quanto avvenuto nel corso del primo tempo, questa volta a parti invertite però, perché il calcio di rigore sarà a favore di Casette Verdini e quindi al quarto d'ora arriva la possibilità di pareggio per la formazione di mister Pavoni. Un livello alla ricerca del quinto gol stagionale. Parte un livello, il tiro è fuori! È fuori il tiro di Ulivello, clamoroso quanto sta avvenendo all'Anello Crocetti di Casette Verdini con Ulivello che sbaglia dal dischetto, non pareggia i conti, ancora San Giorgese in avanti. A ripartire tutto con Tidiane che arriva sul pallone prima di Frascerra che poi si aggancia e riesce a mantenere anche il possesso. Frascerra in avanti, va il numero 13 che serve in area di rigore, il tiro e la palla che sulla conclusione di Sciacai esce di pochissimo con Giorgi che era praticamente battuto. Arbitro che deve ancora prendersi qualche secondo prima di fischiare la battuta di questo calcio piazzato. Parte un livello diretto e la parata da parte di Grandi che con i pugni allontana il pallone. Limite dell'area di rigore per difendere la porta di Giorgi. Parte ora il tiro di Trombetta, conclusione che si abbassa ma non trova lo specchio della porta. Importante la prima vittoria stagionale, ultimo minuto. Cercozzi in profondità per Telloni, in area di rigore Telloni, la mette dietro, non arriva Ulivello, ancora Mandolesi, può provare il cross, va Mandolesi, sul secondo palo non arriva neanche Gentilucci, grande brivido finale per la San Giorgese. Ancora Frascerra, ferma tutto Romaschi in avanti,
Mallaccari, Asmondolese finisce qui! Finisce qui! Casette Verdini perde la seconda partita stagionale. Seconda sconfitta casalinga per la formazione di Pavoni, che perde in uno che potrebbe essere in futuro scontro diretto contro la San Giorgese, che invece trova la prima vittoria stagionale con un solo gol fatto, il rigore di Trombetta e l'episodio che decide il match. Regala i 3 punti alla San Giorgese, che va a casa con il bottino pieno. Stop invece per Casette Verdini, che poi dalla prossima fuori casa a Trodica, con un altro match molto molto complicato, dovrà ripartire. Da Leonardo Cotognini è tutto, si ringrazia lo studio fotografico Fotosì di Mirko Isidori di Villa Potenza e vi auguro un buon proseguo di giornata. Siamo con mister Pavoni al termine di una sconfitta che probabilmente fa male anche per il morale. Venivate da un ottimo periodo di forma, 2 vittorie, un pareggio, giocate bene e poi oggi c'è stato questo stop. Come lo analizza? Ma non lo so, la partita sicuramente l'abbiamo fatta noi, non l'hanno fatta loro. Ho visto una squadra chiusa, compatta sotto la linea della palla, della metà campo, non abbiamo trovato il gol. Poi ho visto un po' un arbitro, non voglio mai andare nel discorso arbitro, però ho visto un po' non veritiero l'arbitraggio, però vabbè, non la prendo come scusa, ci è mancato il gol e andiamo avanti, vediamo come risolvere questo problema. E probabilmente adesso sarà anche un attimo da rimettere in sesto livello, che è abituato a segnare. Ha sbagliato un rigore che era fondamentale, arrivato in quel momento del match. Come sta il giocatore, se può dirci qualcosa, se sta tranquillo oppure l'ha visto un po' frastornato alla fine del match, come è normale che sia dopo una sconfitta? No, è normale, quando perdi fa male, poi in casa, quindi in più sbagli un rigore, è normale che è così, ma un livello è un livello, quindi voglio dire, non penso che, oggi sarà incazzato, lunedì a posto, ci alleniamo e amen. E invece rispetto alla prima sconfitta contro la Vigor Castelfidardo, si parla sempre di punti persi, però persi in maniera diversa, come diceva lei. 2 sconfitte che però vengono analizzate in modo diverso. Sì, qui sicuramente è stato sbagliato poco in campo. Abbiamo giocato nella metà campo per, non so, 70 minuti, 60 minuti nella loro metà campo. Quindi no, perlomeno penso di aver visto una partita così. Se non per le ripartenze, ma era chiaro, era scontato che dovevamo sbilanciarci un po' in avanti. Quindi, vabbè, dai, analizzare questa partita, secondo me, non ha nemmeno senso. Andremo a vederla tra noi in lunedì allenamento e vedremo cosa correggere.